Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 30 marzo è beato Amedeo di Savoia ed è la giornata mondiale del disturbo bipolare, celebrato ogni anno il 30 marzo, giorno del compleanno di Vincent van Gogh, che soffriva di questo disturbo. La giornata mondiale del disturbo bipolare è stata ufficialmente annunciata nel corso dell'inaugurazione della sedicesima conferenza della International Society for Bipolar Disorder, che si è tenuta nel 2014 a Seoul. L'iniziativa è stata promossa anche dall'Asian Network of Bipolar Disorder e dall'International Bipolar Foundation, ma rivolta a tutte le organizzazioni che nel mondo si occupano di salute mentale, affinché siano organizzati eventi locali per sensibilizzare i media e l'opinione pubblica sui temi dei disturbi bipolari. Il disturbo bipolare è una malattia mentale che rappresenta una sfida per pazienti, operatori sanitari, familiari e l'intera comunità. Mentre cresce in tutto il mondo il riconoscimento del disturbo bipolare come condizione medica, come il diabete o le malattie cardiache, in altre parti del mondo purtroppo lo stigma associato alla malattia costituisce un ostacolo alla cura e impedisce la diagnosi precoce e l'inizio di una cura efficace.